Antonio Albanese, lo invitiamo. Eccolo qua. Di là. Prego. Grazie, grazie mille. Allora, l'incontro va un po' tipo jam session, insomma, proviamo a partire, visto che c'è Bruno, insomma, io partirei da uno dei programmi, tra l'altro, che, insomma, che Bruno ha sostenuto, che era Sulla Testa. Insomma, nel 1992, appunto, c'era Rai 3 che in quegli anni aveva fatto una televisione totalmente nuova, che porta in televisione questo programma con Paolo Rossi, conduttore, insieme a Cocchi Ponzoni e tutta una serie di vari autori che poi, insomma, negli anni successivi abbiamo conosciuto, tra cui appunto Antonio Albanese. Tra l'altro è il 1992, quindi anche siamo a Milano, in un tendone, periferia, sì, e Tangentopoli, quindi anche un momento un po' particolare, sì, dell'Italia, dove è un tendone in una casa che ospitava dei ragazzi che avevano problemi di droga. Ti ricordi? Era un'occasione anche per drogarci, esatto, anche noi, insomma. Esatto. No, parti gli scherzi. Buonasera. Lui questa sera, io non lo sapevo, non sapevo della presenza del signor Bruno, ma per me Bruno ha contato molto, perché davvero il mio primo impatto con la TV all'interno del tendone di Paolo e poi con Aldo Giovanni e Giacomo, Bebo Storti, Milani, eccetera, eccetera, Lucia, eccetera. Devo dire che grazie a signori autori e intellettuali veri come il signor Bruno è stato dato il via a un movimento, anche, sto parlando della mia esperienza, a un'esperienza straordinaria che poi ci ha portato anche a capire altre cose e ci ha portato anche a svilupparne altre grazie all'idea di Bruno e del signor Guglielmi. Insomma, io ricordo delle serate, di un aneddoto ve lo devo raccontare, forse Bruno non se lo ricorda. Io la prima puntata parto con Alex Drastico, ne faccio una, due, arrivo alla quinta, ne mancavano altre cinque, parlo con Paolo e gli dico, Paolo, sta andando bene, sono molto contento, la gente mi saluta, voglio fare un altro personaggio. E c'era un altro signore che non era d'accordo. Paolo mi fa, sì, qual è? Epifanio. Il signor Bruno mi dice, fallo. Veramente lo posso fare, è strano, perché un opposto da Alex Drastico, così rotondo, così anche un po' volgare, a questo Epifanio dolce. Beh, l'ho fatto, Epifanio in due puntate ha superato il successo poi di Alex Drastico. Sì, e ha dato anche me c'era qualcuno molto perplesso. Sì, qualcuno era molto perplesso, ecco. Sì, vabbè, ma sono cose che capitano. Però è rimasto perplesso poi. Sì, sì. Sì. Ecco, per dirvi quanto è stato importante per me Bruno, insomma, per poi quel programma che per me è stato, come dire, il lancio. Vi dico in termini proprio materiali, anche elementari. Io prima di Sulla Testa, per dire cos'è la TV. La TV è una cosa meravigliosa, io l'ho sempre detto, bisogna trattarla bene, con rispetto, perché la TV siamo noi. Io prima di Sulla Testa, io stavo interpretando uno spettacolo, si intitolava Uomo, e prima di Sulla Testa in tre repliche a Bologna, all'ITC di Bologna di San Lazzaro, avevo raccolto 200 spettatori in tre repliche. Faccio Sulla Testa, dopo Sulla Testa faccio Grugliasco a Torino, al Teatro Tende, c'erano 2000 paganti. E questo è straordinario, cioè, per me almeno lo è stato, insomma, molto. Qualche volta, se fai televisione, poi ti eleggono anche Presidente del Consiglio. Sì, è vero, sì. Sì, è vero, infatti, anche questo è vero.